Presento il dottor Roberto Mirisola, archeologo, esperto in funghi. Non sono archeologo. Non è archeologo. Non geologo, ho sbagliato io. Esperto micologo, insegnante, uomo di cultura siracusano, che come tutti i profeti, come tutti i geni, come tutte le persone come si deve, non sono profeti in questa nostra città. Nemo in questo senso. Do la parola a dottor Mirisola, che ci parlerà e ci illustrerà gli iblei. Non ne parliamo. I tartufi ci sono quelli. Ma è sempre un fungo. O una patata, come? No. Si chiama tubero, ma è un fungo, solo che invece di uscire fuori sta sotto terra. Ma è sempre un fungo? Certo. Io credevo che fosse una specie di patata. Non l'ho mai mangiata. Viene chiamato tubero la patata. Funghi iblei più comuni, quelli che si trovano più facilmente. Tutti questi. Questi sono quelli più comuni. Perché non è che i funghi degli iblei sono solo questi. Ce ne sono un centinaio almeno, e anche di più. E questi, tra questi qui, qua c'è i misti, ci sono quelli commestibili, verde, si può passare il semaforo verde, sì. No? Poi ci sono quelli rossi che sono velenosi, e quelli gialli, gialli che si potrebbero mangiare ma sono sgradevoli di sapore. E questo che e questi qua blu sono degli dei funghi che si possono mangiare però con dei procedimenti particolari, la sbollentatura. Però di verdi ne vedo parecchi, ce ne sono tanti, i più gustosi. I più gustosi sono senz'altro il porcino. No, non si allevano i porcini, non ci sono riusciti. Un porcino degli iblei o dell'Etna o dei nostri nembrodi, è tutto un sapore. E invece quelli che sono tipo ombrello, eccoli qui. E come si chiama? Nebbiote. No, è commestibile per giunta. Caspita. E si chiama? Nebbiote. Macro lepiota fuligineo squarrosa. Poi ce n'è un altro, anche questo è una specie di ombrellino. Questo è ancora più grosso, si fa macro lepiota procera. Procera si fa con la tempesta. Macro procera scopo. Questo macro lepiota, questo è macro lepiota, ma questa è la procera e quella è fuliginosa. Ah, se uno non sta attento. Questo è quello più grande, questo è più alto e il più grande di tutti. Questo qua. Sì. Questo invece... No, questi qua sono dei funghi, sono sbollentati. Che ci assomigliano agli ombrellini qua? Quali ombrellini? Questi. Questi sono dello stesso genere. Quindi... Questi sono dello stesso genere, quindi sì. Hanno le squame, hanno l'anello, non hanno la calzetta o volva. Questi sono hanno le lamelle bianche, le spore bianche. Sì, ma quelle che ci assomigliano agli ombrelloni o ai ombrellini questo sono... Questo non c'ha l'anello, per esempio. Ah, ecco, si distingue da quello. Poi il gambo non ce l'ha tutto zigrinato, per esempio come questo qui. Non c'ha le squame, non c'ha le squame sul cappello. Casi di avvelenamento recente nella nostra zona, perché tante vanno a prendere funghi. Quest'anno non mi ricordo, però c'è stato ora di recente, un mese fa, c'è stato a Riposto, a proposito di cappellini. Di cappellini? Li chiamano i cappellini. E perché hanno scambiato una lepiota, perché non è che tutte le lepiote o macro lepiote sono commestibili. Ce ne sono delle lepiote che sono velenose o tossiche e loro hanno preso vicino al mare a Riposto di questi lepiote che hanno scanciato picchisto, questi si chiamano quando sono chiuse, vengono chiamate anche mazze di tamburo. Mazze di tamburo. Il nome volgare, perché quando sono chiuse a palla sembrano i tamburi dei bambini, no?
e li hanno scambiati per questi e si sono intossicati. Per fortuna non erano proprio velenosi, però sono andato all'ospedale perché c'è una sindrome particolare. L'ospedale di Catania? Di Catania, certo. Dottor Merisola, lei ha fatto degli studi particolari e ha trovato il nome vero di uno dei funghi e ha scritto anche un libro. Per cortesia, lo vuole dire a professor Messina? E poi a noi è pertinente col discorso, perché cioè, il professor Messina mi ha fatto una domanda: quali sono i migliori, i più buoni, eccetera. E allora c'è gente che scambia questo il porcino, al porcino lo mette sullo stesso piano, lo preferisce quello in alto a sinistra, che si chiama Pleurotosiringi panicauro, a Palazzolo, e gli sogliere lo chiamo, non solo, ma anche in Sicilia, panicauro o panicauro. E questo si chiama invece? Il nome scientifico, quello lì, Pleurotosiringi. Pleurotosiringi. Possono mangiare questo? No. No, quelli col verde si possono mangiare. Quelli là, quello che io lo faccio. Sì, sì. E quelli col rosso sono velenosi. Ecco, quelli, questo qua. Quelli col giallo non sarebbero velenosi, però sono molto sgradevoli di sapore. Quelli col blu sono velenosi se si fanno per esempio arrosto. Uno si intossica. Quindi invece si devono prima sbollentare, gettare l'acqua, ovviamente prima fatta a pezzi, puliti, sbollentare, gettare l'acqua e poi cucinarli. Le lamelle e sono, scendono così sul gambo, che non è centrale proprio, è leggermente spezzente. Le lamelle sono decorrenti. Decorrenti significa che non è che sono attaccate sul gambo, c'è il cappello che so come queste, le lamelle sono attaccate sul gambo, no, scendono piano piano sul gambo, si dice decorrenti, no? I funghi poi, scusa, fammi finire. Poi queste lamelle restano bianche perché dovete sapere che i funghi hanno si cercano le spore, sono microscopiche. Però in grande massa si accumulano sull'erba o si possono far accumulare anche su un tavolo e fanno come una specie di bollo d'acqua. Queste spore in massa hanno diversi colori. Possono essere bianche, possono essere rosa, può essere una specie di bollo d'acqua verde, può essere marrone, può essere nero. Sì. Dello stesso Stiamo parlando di spore a maturazione. Perché quando sono ancora non sono mature come la frutta, no? Non prende ancora colore, così è un color vetro, trasparente, oppure biancastro, ma resta bianco, quindi le lamelle bianche, le spore bianche. Queste spore come si può vedere questa polverina? Ma basta guardare l'erba, sotto l'erba dei funghi, se voi andate in campagna, pensateci se vi capitasse, sotto l'erba, sopra il fungo più basso di sotto, c'è questa polverina. No, questa polverina è bianca, le lamelle decorrenti, il filo intero, cresce nei prati e vicino a, una cosa importante, a questa specie di spina che assomiglia al cardo, che sarebbe il leringio campestre si chiama, che era quella pianta che veniva fatta. E poi c'era fungiferra, la ferra, quel bastone che si forma con un occhiazzo, che poi si usava anticamente... Ferula. Sì, la ferula. Perché si chiama ferula? Da fero, conduce. No, da ferula. Era il bastone, i romani. Siccome è leggera, non è pesante, la usavano per punire i bambini, cattivi che non stanno attenti a scuola. Questo bastone si diventa secco, si svuota all'interno, va bene? E poi magari cade. Sulle parti morte, sia di questo qui, sia di questo panecato e di altri funghi simili al panecato, che sono tutti pleurotosseringi, sono diverse varietà, a un certo punto questo fungo si va a mangiare la parte morta, che sono dei funghi saprofiti che mangiano le parti morte dell'anno precedente e fanno anche un'azione. C'è una specie di simbiosi, se vogliamo. Perché? Avete mai visto questi filmati che ci sono con i pesci, che ci sono i pesci pulitori, magari nei pesci che vanno a pulire? E che praticamente che fanno? Dalle radici levano le parti morte, loro si mangiano, e poi lo ripuliscono, nettano
e puliscono tutto e quindi le radici non vengono, non si ammuffano, vengono potate e poi l'anno successivo ributtano questi germogli in una maniera più migliore. Ci sono i chiodini sono dei parassiti, questi qui. Ma sono i diboli? Sì, però bisogna spaventarli. Sono dei parassiti, questi sono dei parassiti. Questi qua sono simbionti. Allora, i funghi si dividono in tre categorie. Siccome sono come gli animali, anzi c'è il regno dei funghi, mentre prima, ai tempi nostri, si faceva con la botanica, ora già da delle decine di anni non c'è più il regno vegetale, il regno animale. Nel regno vegetale è stato scorporato il regno dei funghi, che sono degli organismi che hanno delle caratteristiche sia animali sia vegetali. Infatti hanno, che so, la chitina ne altri ce l'abbiamo nelle unghie, nei capelli. La cheratina. Fra gli zuccheri hanno il glicogeno che produce l'uomo col fegato, è un prodotto animale, quindi è una via di mezzo. E poi ovviamente i funghi ora sono studiatissimi, sono stati incominciati ad essere studiati per motivi speculativi, perché infettavano le piante, sono dei microscopici, non microscopici come questi, che infettano le piante, quindi sono malattie delle piante in genere, e quindi se ne occupa l'agraria. Tramite l'agraria, siccome ci sono dei funghi anche più grandi, tipo i chiodini, che sono dei funghi parassiti, quindi dove c'è un eco, quando neanche abbiamo una fetta, no? Così vanno a impiantare, cominciano a infilare le ife, che sarebbe il fungo vero e proprio. Questo che vedete è il frutto. Il fungo vero e proprio è tutta una reticella che cammina sotto terra oppure sotto i tronchi, che man mano cammina, è un filamento. Quando è la sua stagione, come la frutta, ci sono le nespole, le ciliegie, eccetera. Non so, forse mi hai fatto una domanda alla primavera. Ci sono dei funghi che crescono in autunno, ma in una stagione, col caldo, col freddo. Ci sono dei funghi primaverili, per esempio le spugnole. Quindi in vari periodi, tranne nei periodi di sbalzi termici molto alti. Per esempio in estate, quando ci sono, temperature d'orbe, il micelio, che è il fungo vero e proprio, non fa il frutto che è allo scopo della riproduzione, che il fungo. Gli altri magari pensano solo a mangiare, tanti altri aspetti per il fungo. Il fungo qual è la funzione? Che ha sotto le lamelle, oppure se c'è la spugnetta dopo gli orsini, butta per la polverina, questa polverina va in giro e da capo ricomincia il ciclo e fa gli altri funghi per la riproduzione. Ma quindi il micelio, se le condizioni meteorologiche non sono adatte, non butta perché praticamente è pizza, no? E allora fruttifica quando è il momento giusto, che in genere quando c'è una certa umidità, una certa piovosità, una certa temperatura. Noi stiamo parlando di funghi commestibili e non, ma ci sono anche i funghi che vengono usati scientificamente. Caspita, i funghi sono studiati soprattutto perché hanno delle qualità farmacologiche eccezionali, stavo. Allora, dovete sapere che i funghi, cioè i cinesi, sono 5.000 anni che li usano come medicina. Cioè i funghi per la... lo stesso... per curare che cosa? Lo stesso come cavolo. Ha delle proprietà, non mi pare, per il colesterolo, per... Sì, ha buone proprietà. Ci sono dei funghi che servono per la pressione, antitumorali... quindi hanno i crisi, hanno tutti questi sforzi, dei funghi che servono per varie malattie. Ha fatto lei a capire la questione di questi funghi panecavolo, sì. Cioè come ci è venuto in testa di trovare questo nome che prima... Perché io sono andato in Francia, ogni anno andavo a fare delle escursioni, quando avevo l'autocara, quando avevo la famiglia. Dove? Sono andato in Francia, fra tutta la Provenza, e i francesi questo fungo che si chiamavano panicaudu lo chiamano, è scritto panicaut, pan è scritto pan
pani caut. Caut con la T. Ah, caux. Caut. Pani caut. Scritto. E così si pronunziava fino al 500. Sì. Perché poi, perché mi ha aiutato un professore di lingue francese, per queste cose mi sono fatto aiutare dagli specialisti. Dal 500 in poi, e lì ci sono degli scrittori, Rabelais e altri, eccetera, che praticamente la lingua francese è cambiata moltissimo, specialmente nella pronuncia. Panicaut fino al 500 si diceva, come in italiano si diceva. E quindi poi diventava panicaut. Panico. Perché a o si legge o oh. Latino non si muove panico show. E io panic out e poi mi sono siccome io mi piace anche la storia eccetera, mi sono andato a vedere tutte le grotte preistoriche con le pitture rupestri, sono andato a vedere Lascaux con tutte le pitture rupestri eccetera. E quindi poi mi sono andato a vedere la natura, i paesi, perché a proposito di Blay, io quando vado in su mi vado a vedere i paesi, l'architettura, mi vado a vedere i boschi, i funghi, i resti archeologici, quindi. E questo nome, eccetera, mi ha colpito. E mi ha colpito, a proposito di Palazzolo, di trovare in una zona che sul collinare, tra le colline e la montagna, cioè, proprio al limite della collina, quasi montagna, una zona piena di querci, il paesaggio di Palazzolo, con le querce, sì, con tutti questi paesini, che io immaginato come questi paesini, ci sono resti dei castelli normanni, eccetera, che qui ormai sono distrutti, è rimasto, ultimamente hanno messo in mostra il castello di Palazzolo, hanno trovato un castello normanno in una proprio sull'uscita del paese. Castello Menzano. All'uscita del paese. Sopra c'era il quartiere, il castello, pure San Paolo. Sì. Castello Menzano. Castello Menzano. Che è diventato un centro culturale di tradizione. E siete andati a visitarlo, ora hanno fatto degli scavi alla sovrintendenza, effettivamente hanno trovato tutto il senso del castello, Castello Normanno. Che poi ce n'era una Buscemi, una Bucchieri, tutti collegati, no? Tra di loro. E poi c'è Santa Lucia, però la parte più alta. Allora, ritorniamo in Francia. Sì. Io sono stato rimasto colpito perché ho visto i calcari, quella roccia bianca, queste grandi forre. E ho trovato dei toponimi che simili, a dire, non so il paesaggio, ma dei toponimi simili a quelli nostri. E allora già mi è venuto il sospetto. Grazie. Che questo nome nostro potesse essere collegato con questi francesi. Perché? Perché noi altri, c'è stata la riconquista normanna, prima c'erano gli arabi, poi ci sono venuti i normanni, ma i normanni non è che erano, i normanni in effetti era la parte dell'esercito, la force de frappe, la parte della cavalleria, eccetera. Ma poi dietro, i normanni da tanti secoli ormai, si erano fusi con la nobiltà francese, che occupavano i posti di comandi, i posti. Ma anche il francese era la parte alta, Proust, eccetera, nordmen, uomini del nord. Prima, dopo qualche secolo si erano diffusi in tutta la Francia, non solo, ma i normanni di Sicilia, Ruggero II, E praticamente molte figlie le ha date in sposa. Ma siamo nel 1100? Siamo nel 1150, perché poi nel 1200 già abbiamo Federico II. Sì, siamo dopo il 1100 circa. Appunto. E Federico II, che ha riunito poi i regni di Puglia, Campania, della Calabria. E un attimo, che volevo finire quel discorso della Francia, perché magari c'era qualcuno che mi seguiva. Allora, ho visto questi paragoni e mi è venuto in mente, perché sono andato a consultare dei libri, poi dei professori, delle pubblicazioni storiche, dei professori di lingua. In effetti nel dialetto nostro ci sono tanti termini acquisiti, si chiamano prestiti, che vengono molti dal francese, perché i normanni, come dicevo prima, non solo si erano
diciamo, si erano allargati in Francia. Ma poi Ruggero II ha avuto un sacco di figli, che ha avuto diverse mogli. Una di queste mogli è stata Adelasia o Adelaide, che era del Monferrato, perché nelle le truppe normanne arrivavano fino ad Ancona, cioè c'erano i cosiddetti lombardi. Quindi lui, chi erano questi lombardi? I lombardi erano dei principi, dei nobili della Liguria, del Piemonte, che avevano combattuto i saraceni lì, perché si parla della Sicilia, ma in effetti i saraceni hanno cercato di infilarsi in Puglia, hanno fatto una base franna in Provenza e per scacciarli via sono dovuti coalizzare tutti i vari feudatari per poterli eliminare, sradicare. E questi ormai erano esperti, questi si chiamavano aleramici, questi nobili erano esperti nella lotta contro gli arabi. E allora i normanni che cosa hanno fatto? Sono portati queste truppe dietro, poi anche con le navi genovesi, i genovesi li hanno aiutati molto. Dopo la guerra li hanno ricompensati con dei feudi. E questi sono venuti praticamente dalla Liguria, dal Piemonte, e portando un dialetto che è semiprovenzale, si chiama Gallo-Italico, dove attualmente è parlato ancora, io ci siamo fatte delle gite, e facciamo anche delle gite culturali, queste associazioni, come parlano francesi, che uno non li capisce, di così a Sperlinga, queste zone di qui. E c'è qualche residuo nelle nostre zone. E allora queste qua a Caltagirone ci sono andati i genovesi, per esempio, poi a Nicosia, in altri posti lì del centro nord ci sono andati queste parole, e quindi hanno portato questi dialetti. Quindi qua è arrivato il francese, il gallitalico, poi sono delle popolazioni della Campania che sono rientrate in Sicilia, che hanno riportato il latino ormai volgare. E quindi ci sono tutte queste, alla base del dialetto siciliano ci sono tutte queste lingue di qui. E quindi mi sono chiesto, ma vuoi vedere che fra le tante parole che sono state importate dal francese, che poi queste parole si sono praticamente rinforzate. Perché rinforzate? Perché con le dominazioni successive dei catalani e aragonesi, i catalani e aragonesi parlavano mezzo francese. Addirittura hanno cercato di fare un regno di Occitania, sì, perché praticamente parlavano la stessa lingua. Beh, la Spagna a quei tempi era più forte della Francia. Stessa lingua, che aveva delle basi latine, perché dopo la conquista di Siracusa, a proposito di Archimede nel 212-211, i romani hanno conquistato tutta la Provenza, sì, fino alla Catalogna praticamente. Sì. No? E quindi lì sono andate dei coloni romani, come sono venuti anche a Siracusa, passando dalla Sardegna, eh? Passando dalla Sardegna, per cui c'è parecchio latino nel sardo. Sì, vabbè, i sardi, vabbè, quindi quello lì. Allora, ma già dal secondo secolo, dico, quando è stato conquistato Siracusa, non molto tempo dopo, hanno occupato tutta quella zona e hanno portato il latino lì. Certo. Come chiamavano i romani questo Punciccà? Siccome è una pianta che assomiglia al capro selvatico, allora non c'era questa distinzione botanica, l'hanno chiamato fungus panis carduus, cioè fungo pane del pane del cardo, cioè il pane del cardo, pane nel senso di commestibile, sì, pane, che poi abbreviandolo panis cardus, panicardo lì, anche, quando i romani sono andati in Provenza, hanno trovato questo fungo e l'hanno chiamato Panicardus. Panis cardus. Questo Panis cardus poi con i secoli, con il volgare, eccetera, è diventato Panis calidus. Quando sono venuti i francesi, soprattutto dalle zone della Provenza, che come dicevo Ruggero II ha tante figlie, le ha sposate in Alvernia, in Linguadoca, nei vari ducati, questa è una politica che si fa ancora oggi, va bene? Che fanno ancora i regnanti di oggi. Cioè le figlie li mandano in spose per rafforzare il loro potere politico ed economico, no? Di creare dei legami, tutta una ragnatela di legami. E queste qua man mano sono venuti dei nuovi coloni che passavano francesi,
E che termine è arrivato qua? Ci hanno trovato questo fungo, come hanno chiamato? Come si chiama, come lo chiamavano i romani qui in Sicilia prima che arrivassero gli arabi, che con gli arabi la cultura è stata proprio federata, tutte le tradizioni. E l'hanno richiamato come si chiamava una volta, però il nome ormai si era un pochettino alterato, Panis calidus, e poi diventò Panicaldo, Panicardo. Cauro. Quindi, c'è Cauro. Tutta questa storia che e praticamente questo discorso è stato pubblicato. Ultimamente è stato presentato alla Camera di Commercio quell'estratto, uno dei tanti articoli, l'ha pubblicato Paolo Genzeracuse. Proprio perché c'ha, non tanto per il fungo, dove c'è una parte micologica dove si chiarisce il stupanegauro ormai è diffuso a tante altre specie, per esempio fungifera e altri funghi che sono simili e che hanno fatto una confusione. Panicauro io conosco, fungi palazzolo, e poi si trova in altre zone della Sicilia, si può trovare, può essere delle zone calcaree particolari, cioè il nostro habitat, il nostro ambiente. E dopodiché c'è tutta una ricerca storica, linguistica, però non così, cioè non è stato preso questo nome, è stato acquisito così, no, è stata fatta un'analisi, cominciando dai greci, come chiamavano i funghi, cioè dire, le parole pane, fungo, per vedere se c'erano le assonanze, fino a tutte le varie dominazioni, e allora è stato trovato che effettivamente questo fungo aveva l'origine latina, è stato portato in Provenza, che è ritornato, c'è stato un ritorno, e poi questo si è consolidato, perché quando c'era Federico II, non è che si faceva tedesco, c'è stata qualche... si parlava nell'elite, si parlava in latino, Federico II ha fatto parlare in latino per farsi capire dal pubblico. Ma un francese, c'è stato francese antico? Dopo. Non so, ma poi sono arrivati i catalani, e i catalani che passavano? Fino al XIV secolo il catalano e il francese antico, non c'erano tante differenze. Oltretutto la lingua francese, fino al 200, quasi al 200, tempi di Federico II, diciamo, è la più vicina al latino. Era una lingua internazionale. Sì. Come latino, dovrebbe essere oggi. Latino, eccetera. Sì. C'era un dibattito. Poi i catalani facevano mezzo francese. Non è che lo spagnolo di ora. Ancora tuttora c'è una bella differenza con lo spagnolo e il catalano. E quindi si è consolidato. Perché loro come lo chiamavano i catalani? Panical. Panicalidus in francese, che poi è diventato caldus. E li chiamavano panical. Perciò si è consolidato. Sì. Fino agli aragonesi, si è parlato qua fino a quasi alla metà del 400, poi sono superiori gli spagnoli, che anche loro non è molto tanto dissimile, insomma, questo nome, come tanti altri, che non è solo il nome. È stato fatto un'indagine e lì ci sono riportati, anche per il piacere di ricordare dei nomi della collina, della montagna, che sono stati importati, perché poi ci sarebbero tutti i termini del mare, altri. Io mi sono attenuto soltanto ai termini della collina e della montagna, per far vedere quanti termini sono stati importati. E fra questi termini sono importati anche questo. Grazie, dottor Merito. Veramente, ecco lo scopo di questa cosa. Sono delle conversazioni, dei dialoghi tra noi per capire e cercare di capire meglio le nostre tradizioni. Sì, grazie. Sì. Grazie.